Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento di strategia di Pictet Asset Management per il mese di agosto. Oggi, il momento in cui giriamo questo video, è il 18 agosto, pertanto parliamo esattamente all'indomani degli attentati in Spagna ed effettivamente il rischio geopolitico è tornato ad essere una determinante importante per i movimenti dei mercati finanziari. È doloroso ammettere che purtroppo gli eventi terroristici non costituiscono più, oramai da diverso tempo, un grosso elemento di sorpresa per i mercati, mentre l'attenzione di recente si è concentrata sulle vicende nordcoreane e più in particolare su quanto sta avvenendo a livello dell'amministrazione americana. Effettivamente diversi sono i segnali di scricchiolio all'interno della possibilità di una rapida implementazione del programma di riforma fiscale e di deregolamentazione e inoltre di spesa per infrastrutture dell'amministrazione Trump e questo ha creato non poche sorprese negative proprio per i mercati stessi. Tutto questo si inserisce in un momento in cui in realtà il quadro macroeconomico è costruttivo, in particolare negli Stati Uniti gli ultimi dati sul mercato del lavoro sono stati positivi, mentre il grande assente in questo gioco è proprio l'inflazione, ossia a fronte di un mercato che oramai, del lavoro oramai in piena occupazione, il quadro inflazionistico non muta e l'inflazione resta molto bassa e ben al di sotto degli obiettivi genericamente esposti dalle banche centrali, ossia inflazione vicina al 2%. Di questo si è discusso molto in seno alla Fed, insieme al comitato esecutivo della Fed, del FOMC, e di questo probabilmente si discuterà anche a Jackson Hole, il simposio dei banchieri centrali che sarà sul finire del mese di agosto. Proprio in questa sede, nel passato, diverse volte sono state annunciate delle manovre importanti, mi riferisco magari ai quantitative easing della Fed ed anche 3 anni fa al via libera che fu dato al deprezzamento dell'euro. Proprio i movimenti valutari sono rilevanti e molto importanti per i destini dei portafogli denominati in euro e anche per il quadro macroeconomico per le decisioni della BCE. Nonostante Draghi nel meeting di luglio abbia volutamente espresso poca preoccupazione per la forza dell'euro, più di recente le minute della Banca Centrale Europea invece hanno mostrato come l'euro in prossimità di un evento crea non pochi timori per la ripresa dell'inflazione. Probabilmente la Banca Centrale Europea nel meeting di settembre si asterrà dall'annunciare un rimodulamento del quantitative easing, mentre dovrà rivedere al ribasso le previsioni di inflazione. Dal canto della Fed invece il meeting di settembre non sembra affatto un meeting buono per proseguire il rialzo dei tassi, ma verosimilmente sarà il meeting in cui verrà annunciato il cosiddetto phasing out, ossia la riduzione del bilancio delle banche centrali. Equity pertanto che è tornata a muoversi in maniera più coerente col suo profilo di volatilità, volatilità dei mercati che è tornata a salire, bond che restano forti sui timori di rischi geopolitici, i movimenti valutari appunto vedono un euro in lieve ma costante deprezzamento.